Il nuotatore, questo racconto di Jean Chivet, non so bene come si pronuncia, è uno scrittore che ho scoperto da poco e vedo anche, insomma, che questo è uno dei suoi racconti più famosi. È uno strano racconto, molto metaforico, nel senso che è difficile leggerlo in chiave realistica, insomma, no? Pensare a cosa è successo. Pensare a questa storia, insomma, una storia improbabile. Se la leggiamo così, stando alla lettera del testo. Invece è un racconto molto suggestivo, molto interessante, se invece lo leggiamo in un'altra chiave, come metafora. Qual è la storia? La storia comincia ai bordi di una piscina, insomma. Ovviamente nelle piscine si raccolgono personaggi della borghesia, insomma, no? Dell'alta società, diciamo i ricchi americani, insomma, in questo caso. E siamo in una zona dove le piscine sono tante, e quindi sono tante le situazioni, insomma, no? Di benessere, di ricchezza. E di cosa parla questa borghesia, insomma, cosa fa? Parla di niente. Fa una vita insulsa intorno a questo luogo, che poi è il luogo del tempo dello svago. Cosa si fa in piscina, insomma, no? Si sta al sole, si fa la nuotata, insomma, si chiacchiera con gli amici e si dicono le solite banalità. Ma è il modo di essere di chi ha tanti soldi e non bisogna, e non ha bisogno di lavorare, non suda, insomma, no? Può permettersi di stare lì con la pancia all'aria. Il protagonista a un certo punto ha un suo progetto, insomma, è sposato e ha una moglie che ha un nome, Lucinda. A questo punto, nella noia, nella banalità della vita quotidiana, fatta poi di frequentazioni, gli viene un'idea, insomma. Le frequentazioni poi erano tutte frequentazioni di personaggi ricchi. C'è un lungo corteo, un lungo elenco di nomi, no? Di famiglie, no? Di amici, no? I tali, tali, i tali. Mentalmente lui si rappresenta, diciamo, la sequenza di queste famiglie con piscina che disegnano un percorso. E a questo percorso, insomma, fatto seguendolo, nuotando, attraversando tutte le piscine di questi amici, calcola che, insomma, mi pare 15 miglia, 15 chilometri lo separano da casa. Lui, passando attraverso tutte queste piscine, percorre un percorso, una specie di fiume, insomma, no? Che a nuoto potrebbe portarlo a casa. E dà a questo percorso il nome, appunto, di Lucinda, che è il nome della moglie. E quindi siamo in un pomeriggio e gli viene in mente di ritornare a casa facendo questo percorso. E quindi noi seguiamo questo personaggio andare verso casa. È la metafora di un viaggio, è la metafora della vita, insomma, no? Soltanto che il viaggio, in questo caso, è un viaggio di ritorno. È un viaggio di ritorno a casa, una specie di viaggio di Ulisse, no, non è un viaggio di andata verso un mare aperto che non si conosce, è un viaggio per ritornare a casa, alla propria situazione. Questo personaggio pensa di avere, insomma, sa ancora di avere a casa, insomma, è sposato e ha quattro figlie. Tutto bene, insomma, siamo in una situazione di benessere borghese. E quindi questo viaggio, che vuol dire ripercorrere in questo viaggio, percorrere le varie amicizie, cioè ritrovare nelle loro piscine quelle persone che costituiscono il proprio entourage, insomma, le proprie relazioni, il proprio ambiente, insomma, no? Immaginiamo che è un ambiente di gente che
che non è che lavora poco, che lavora molto, insomma, questi con la piscina, insomma, vivono abbastanza di rendita, no? Passando da una piscina all'altra, si ha la sensazione di questi rapporti, no? E da come lui si comporta, insomma, in questi viaggi, insomma, no? Sentiamo un po' la falsità dei rapporti borghesi, no? A volte lui è compiacente, ma ha fretta di andarsene, a volte lo invitano, ma vorrebbero, dichiarano che perché non viene mai, ma altre volte si mostrano ipocriti, no? O uno o l'altro, insomma, fingono benevolenza, invece sono antipatici. Insomma, i chiari rapporti spesso ipocriti, insomma, no? Che ci sono, che ci circondano, no? In cui non siamo mai veramente noi stessi, insomma, no? Mai sinceri, soprattutto quando apparteniamo a quel tipo di categoria sociale. Tutta gente con la piscina. Passando da una piscina all'altra arriva anche in una piscina comunale dove invece lì, diciamo, è più soggetto, no, alla critica, insomma, non ha la medaglietta, viene costretto in qualche modo ad uscire dai bagnini, è costretto a un rapporto anche che lui non gradisce con altra gente, insomma. C'è un rapporto anche a tipo un contatto, a nuotare nella stessa acqua. E poi si trova in situazioni anche un po' imbarazzanti, insomma, alcuni vivono, una coppia lo accoglie, ma diciamo è lì, nuda, insomma, e lui si sente un po' imbarazzato, insomma, di questa cosa. E poi man mano che il viaggio prosegue verso casa, il protagonista vive una situazione sempre più di scadimento, di abbassamento, cioè si scopre sempre peggio, finché è il proprio corpo a essere percepito come un qualcosa di degradato, di alterato. Non solo, ma certe piscine che prima erano frequentate o certe case le trova vuote, in vendita, si scopre senza ombelico. Comincia ad avere dei dubbi sulla sua stessa persona. E finché arriva a casa e questa casa, insomma, questo viaggio che fa, a un certo punto vuole anche tornare indietro, per esempio, ma io ho già fatto più di metà percorso, insomma, comincia ad andare avanti. Anche il tempo, in qualche modo, comincia a rappresentare una minaccia temporale, eccetera. Certe soste di passaggio che deve fare per andare da una piscina all'altra, insomma, che lo mettono in imbarazzo, insomma. Nel corso di questo viaggio, che doveva essere un viaggio, diciamo, piacevole, no? La riscoperta di tutte, la rivisitazione di tutte quelle frequentazioni che danno senso alla tua vita, all'esistenza, insomma, a tutto il tuo ambiente, insomma. E invece si dimostrano sempre più deludenti. È deludente lui stesso, nella sua persona, nelle sue forze. È stanco. E quando arriva a casa, trova che la sua stessa casa è in vendita e non trova più le sue figlie. Quello che doveva essere un viaggio di riscoperta, di conferma, in realtà è un viaggio, pur molto breve, nel tempo e anche nello spazio, sono 15 miglia, no? Ma fatto in questo modo strano, nuotando di piscina in piscina, insomma, no? Quindi in qualche modo, che dire, immergendosi nell'acqua di tutte queste persone. Liquido amniotico, no? In questo percorso alla fine non arriva alla casa, non arriva al luogo di riposo, insomma, no? Il luogo sognato da Ulisse, insomma, è il luogo in cui poi e pensiamo deve ritrovare i suoi affetti, le sue cose. Ma arriva a un luogo tutto in vendita, non è più suo e non è più lui alla fine di questo viaggio. È un po' surreale la cosa, no? Se la prendiamo alla lettera. Se la prendiamo come metafora, forse ci suggerisce come
in fondo, in questo viaggio della vita, se noi pensiamo semplicemente di andare, di sfruttare queste amicizie, insomma, no? Di sfruttare questi rapporti falsi, di passare, insomma, no? Da una conoscenza all'altra, di questi rapporti formali, insomma, così, poco autentici. E se tutto questo ha il senso della vita, se il viaggio è un viaggio di ritorno a quello che crediamo una situazione magari fissa, bella e quindi durevole nel tempo, forse non ci rendiamo conto che il tempo in realtà trasforma tutto, trasforma sia l'ambiente che ci circonda, ma trasforma anche noi, insomma, noi invecchiamo, non siamo più gli stessi, non solo invecchiamo, ma anche ammaliamo, siamo. E poi se il punto d'arrivo è quello, insomma, no? Di vivere una vita per ritornare a una casa, di fare questo viaggio che poi ci riporta semplicemente a casa nostra, ritroviamo una casa che non abbiamo più, che non ci accorgiamo nemmeno di aver perso, insomma. Questa attività, insomma, distruttrice del tempo vissuto soltanto per ritornare, insomma, un viaggio statico che non porta. Non fa che riportare a casa. Ma un viaggio anche inutile, senza senso, insomma, un viaggio per questo, insomma, forse è stato pensato così, no? Come questa cosa fatta da uno che in realtà vuol fare una pensata che non ha molto senso, insomma, no? Quella di andare attraverso la piscina, di piscina in piscina, di ritornare a casa. Ecco allora che, insomma, se lo leggiamo anche in questa chiave, come metafora della vita, questo racconto è molto interessante, molto bello. Infatti è anche forse uno dei racconti anche più belli di quelli scritti in età contemporanea. Perché ci fa riflettere su anche questo, sul senso, insomma, no? Da una cosa che sembra così banale, insomma. Possiamo trovarci riproposto un discorso sul senso e su come deve essere un po' il nostro viaggio, insomma, no? Che non può magari essere una cosa inventata lì lì al momento per passare il tempo, per ritornare alle cose del passato e per trovare una riconferma in quei rapporti di comodo, in quei rapporti formali che spesso abbiamo creato nella nostra vita per crearci una sicurezza apparente. Molte cose minacciano, insomma, e molte cose evolvono per conto loro. Rischiamo che quando arriviamo a casa la troviamo che è già stata messa in vuota e che è già stata messa in vendita. Ecco, se volete ascoltarlo, o meglio, se volete leggerlo, insomma, ma se volete ascoltarlo lo potete fare anche subito perché il racconto l'ho letto per voi. E se invece volete leggerlo dovete procurarvi il libro che comunque vi consiglio. Il nuotatore di Cibè. Arrivederci.